Sustainability and Excellence Euromed Talks and Awards. Questo è il titolo impegnativo, sembra veramente un programma infinito, forse lo è, di un evento itinerante che nasce oggi al Dominio Palladium, che è una veramente è molto bello, un posto d'altro canto che, come dire, le immagini le vedrete, ma perché è bello? Perché davvero in questi giorni in cui in Costa Azzurra abbiamo il Festival di Cannes, il Gran Premio di Monte Carlo, possiamo raccontare un modello di sostenibilità e di eccellenza unico nel mondo, che è il modello italiano, ma condividerlo con gli amici che vengono dal nostro territorio, cioè dall'Euromediterraneo, perché è un tema molto importante, quello di costruire la pace con dei bei gesti. E dall'Italia portiamo dei casi interessanti, portiamo dei modi di trattare i temi anche scottanti, avviandoci al confronto e alla risoluzione di problemi complessi. Potrei dirvi l'amianto, ma su questo vi farò parlare col presidente dell'ONA, l'avvocato Bonanni. Io invece vi dico che tutto quello che stiamo affrontando con il Premio Eccellenza Italiana e con la Fondazione Innovation davvero inizia ad avere una quadra. Perché? Perché sono tanti gli amici che adesso ci aspettano. Siamo a Monte Carlo e tra qualche giorno saremo in Grecia, a Mykonos, e abbiamo un grande appuntamento a Roma a fine anno con tutti gli amici che vengono dalla Spagna e dalla Turchia proprio per trattare queste questioni, sostenibilità ed eccellenza, in nome della verità, che è l'unica cosa che ci può salvare, perché vedrete, ci sono dei casi davvero molto interessanti.